Agente Carter a rapporto nell'ala ingegneria. William Carter nell'ala ingegneria. A tutto il personale. Rapporti non confermati sostengono che gli esterni avrebbero scelto Savannah, Georgia, come obiettivo primario. Si stimano danni ingenti. Terremo aggiornati man mano che riceveremo delle conferme. Carter, vieni. Odio quando i miei agenti fanno di testa loro, Carter. Non ignorare mai più gli ordini. Ringrazia che il salvataggio di Weir è finito bene. Per questa volta chiuderò un occhio. Capisco che la situazione sia difficile. Gliel'ha detto Weaver? Oppure l'ha capito da solo? Devo potermi fidare, Carter. Ho corso un grosso rischio inserendoti nell'operazione e sto per correrne un altro. In caso l'abbia dimenticato, ho catturato io l'infiltratore. Lo so bene e ci aiuterai a interrogare il prigioniero. Ma non possiamo permetterci un'altra falla, specialmente ora. Non possiamo lasciar trapelare alcuna informazione. Che cosa hai in mente? Qualcosa per reagire, per vincere. Ha visto cosa hanno fatto a Grumfolk. Ne siamo usciti vivi per miracolo. Come pensa di rispondere a qualcosa del genere? Con questo. Porca vacca. Ci serve solo il bersaglio giusto. Speriamo che l'infiltratore possa aiutarci. Avete costruito un disco volante notevole. In realtà l'aviazione stava già sperimentando un prototipo simile. Il nostro amico tedesco ha fatto qualche modifica, aggiungendo tutto quello che abbiamo rubato agli esterni. Come se la cava? Una volta finito sarà più veloce e manovrabile di ogni altro velivolo esistente. Può attraversare i loro portali di Venn. È proprio ciò che dovrai scoprire. Che sappiamo sull'infiltratore? Abbiamo eseguito molti test su di lui. Interrogatori preliminari, controlli medici. I ragazzi del laboratorio hanno persino esaminato i congegni impiantati. Scoperto qualcosa? Non sappiamo nemmeno il suo nome, o se la sua razza abbia dei nomi. Ma abbiamo un motivo di credere che ora sarà più ricettivo. Che è successo? L'avete tenuto in isolamento per 2 settimane? Ci sei andato molto vicino. In un esame recente i nostri chirurghi gli hanno rimosso questo dalla testa. Pensiamo sia un congegno di comunicazione. Una cimice? Non siamo sicuri. Weir crede che lo collegasse a Mosaico. È la loro rete di comunicazione. Sì, almeno secondo il dottor Weir. Qualunque cosa sia, una volta rimossa, l'infiltratore è diventato meno aggressivo e più cupo. Interessante. Come sappiamo di poterli eliminare con un solo colpo? Il dottor Weir ha studiato le loro trasmissioni e pensa provengano da una singola fonte. Quel mosaico di cui parlano sempre? Sì, secondo il dottore le rilevazioni dimostrano che si tratta di un comando centrale, forse persino di un singolo essere. Se i test sono corretti, è decisamente ben più di una rete radio degli esterni. E cos'è? Dopo aver studiato gli impianti e la fisiologia dell'infiltratore, riteniamo che colleghi direttamente le menti degli esterni. Dunque, distruggendo il cuore di Mosaico, fermeremo ogni esterno sul pianeta. L'idea è quella, ma dobbiamo saperne di più. Vediamo cosa sa l'infiltratore. Bene, è in un centro di contenimento nel laboratorio. L'abbiamo creato apposta. Ha una suite di lusso, eh? Questo dovrebbe addolcirlo. Non contarci. Quanto devo essere gentile. Fai attenzione, è l'unico prigioniero che abbiamo. No, dico sul serio. L'hanno rinchiuso qui per interrogarlo. Ho saputo che parlerai con... Tu sei chi? Fai un occhio nero da parte mia, d'accordo?
L'infiltratore è lì dentro, agente Carter. Se occorre qualcosa, chiedi pure. Vedo che hai rinunciato a travestirti. Hai finito di giocare? Non posso più nascondermi. I sistemi sono stati corrotti dai vostri scienziati. Sì, vantati quanto vuoi della vostra superiorità tecnologica mentre sei legato come un salame a una sedia. Vuoi vendicarti dei tuoi compagni? Prego, procedi pure. Non potrai fare nulla per fermare gli Zugiari. Faremo una capatina a casa vostra e tu ci aiuterai a raggiungerla. Una controinvasione? Più resistete a Mosaico, più porterete la morte sul vostro pianeta. Credete di aver visto la nostra forza? Questa è solo un'avanguardia, in preparazione per le nostre armate. Vi distruggeremo. Questo lo vedremo. È semplice. Unitevi al nostro impero o morirete. Per noi non ci sono altre scelte. I nostri scienziati dicono che hai cambiato atteggiamento dopo che ti hanno rimosso questo congegno dalla testa. Voglio sapere che diavolo è. È molte cose. Uno scudo, un faro e un focus. È Mosaico. Senza di esso siamo... sono... solo. Insicuro. Impuro nei pensieri. Cos'è esattamente Mosaico? Immaginalo come una trasmissione, una rete. Ognuno di noi vi è collegato, ci unisce. Così ricevete i vostri ordini? I nostri ordini, la fede. Mosaico ci porta la verità. O forse ciò che Origin ritiene tale. Perché non ti fai un favore? Parla chiaramente e dimmi tutto quello che sai su questa Origin. Forse potremo aiutarvi. Siete più civilizzati di quanto mi aspettassi da creature così divise. Non è una debolezza. Niente è come pensavo. Niente è come aveva detto Origin. Ascolta, sto lottando per la sopravvivenza della mia specie. Dammi qualcosa su cui lavorare o scoprirai cosa sono disposto a fare. Hai già visto cosa siamo disposti a fare per il nostro pianeta morente. Ciò che Origin ci ha costretto a fare per esso. A fare ad altri pianeti. Non lasciate che questo Origin vi controlli. Diteci come fermarlo e potrete essere liberi. Possiamo distruggere Mosaico. Potete liberarvi. Sì, ma Mosaico non può essere distrutto. Mosaico non è un singolo luogo, una cosa solida. E presto consumerà la tua gente come ha già fatto con molti altri. Con la mia. Ti sbagli, abbiamo tracciato le trasmissioni di Mosaico fino a un luogo fisico. Una volta raggiunto, la tua gente sarà libera. Un mito, diffuso dai pochi che sono sordi a Mosaico. Un tempo credevo fossero pazzi, ma forse... Ecco la prova. Una fonte per le trasmissioni di Mosaico. Una volta raggiunta, potremmo fermarla. Ma senza Mosaico, senza la guida di Origin, la mia gente, non troveremo mai un nuovo pianeta. Avreste potuto stabilirvi qui senza conquiste. Non sareste i primi immigranti sulle nostre coste. Vi aiuteremo a combattere per la libertà e in cambio potrete vivere nella terra dei liberi. William Carter, i miei pensieri mi appartengono per la prima volta. Se c'è una possibilità che altri scoprano questa libertà, allora ti dirò ciò che vuoi sapere. Per sopravvivere al viaggio vi occorre uno strumento che ricalibri le strutture quantiche. Potete ottenere un simile congegno da una delle nostre navi, che si trovano agli attracchi vicini ai portali di Venn. Grazie. Quando avremo fermato Mosaico, anche la tua gente ti ringrazierà. Ottimo lavoro, Carter. Scommetto che il direttore vorrà complimentarsi con te. Stava guardando? Hai bisogno di chiederlo. Ti sta aspettando al centro operativo. Si calmi, dottore. L'irrazionalità non ci aiuterà a identificare gli infiltratori. Calmarmi? Mentre trattate gli umani come se fossero bestiame? Questi test servono a proteggerli. Inoltre sono tutti volontari. Forse, ma non sappiamo quali effetti collaterali. Non so cosa gli hai detto, ma quell'alieno si è improvvisamente calmato dalla tua ultima visita. Devi averlo davvero spaventato. Sentito dire che loro sono.
Carter, ottimo lavoro. Sono sorpreso che tu abbia mantenuto la calma. Grazie, ma devo ammettere che vorrei staccargli la testa per ciò che ha fatto a Nils. Allora spero che tu non abbia davvero offerto una nuova casa a un intero mondo di alieni. Vedremo se si arriverà a questo, ma non ho promesso nulla. Ho discusso le informazioni che hai ottenuto con il dottor Weir. Qualche indizio su dove trovare quei cosi interdimensionali di cui parlava? Il dottore richiama tracciatori fasici e sappiamo che c'è un attracco alieno vicino a una città chiamata Vida Buena in New Mexico. La squadra di Da Silva l'ha individuato mentre indagava sui sonnambuli della zona. Una torre di comando in una città piena di sonnambuli. Non mi piace affatto. Qual è il collegamento? La squadra di Da Silva ha tentato di infiltrarsi nella struttura, ma l'ultimo rapporto ricevuto risale a 2 giorni fa. Ma che diavolo, Folk? Da Silva è disperso e lei me lo dice solo ora. Calmati, Carter. Abbiamo motivo di credere che sia ancora vivo, ma è in territorio nemico e impossibilitato a trasmettere. Raggiungi lui e la sua squadra. Poi potrete scortare il dottor Weir alla torre di comando e recuperare il tracciatore. Ma cosa ci faceva laggiù Da Silva? Doveva ottenere informazioni sui portali alieni per conto del dottor Weir. E ora andremo lì per rubare uno di quei gadget. Cos'è che mi tiene segreto su questo posto? Vida Buena è un centro di trasporto degli esterni. Da uno di quei portali vanno e vengono navi 24 ore al giorno. E la probabilità migliore di ottenere un tracciatore... è un luogo brulicante di nemici. Già. Perché rimettere in pericolo il dottore? Weir è il solo che capisce come funzionino i portali del nemico. È l'unico che potrebbe capire come operano i loro sistemi. E non c'è tempo per addestrare uno specialista, vero? Esatto. Tieni al sicuro Weir. È troppo prezioso per perderlo. Ok, mi basta. Gli agenti scelti informeranno Weir che sei pronto a partire. Ehi, Carter. Signore? Buona fortuna. Sì, signore.